La Calabria non può fermarsi. Da oggi anche la fascia d'età 40-59 anni potrà ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Nuovo sbarco di migranti al porto di Roccella Ionica nella Locride, giunti in 88. Torna a salire il numero dei degenti per Covid-19 in Calabria. Nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi ricoverati in area medica e uno in terapia intensiva e 123 nuovi positivi. Da mercoledì 24 novembre sarà attiva all'interno della stazione centrale di Reggio Calabria una postazione per effettuare i tamponi rapidi per il controllo da contagio da Covid-19 e per ottenere il Green Pass ministeriale che consente di potersi muovere liberamente.